Oggi facciamo il Giappon! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Abbiamo finalmente trovato l'inquadratura. L'inquadratura giusta per entrarci tutti e due. Io davanti. Perché non possiamo fare al contrario, eh? Cosa benvenuti qui! Sì. Vedete dove gli arrivo io, Gabriele, in realtà? Gli arrivo qua perché lui è tanto alto. Allora, e poi porta i tacchi. Allora, benvenuti. Sono i capelli. Benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi facciamo insieme i Giappon, cioè la rivisitazione buona dei... Nippon! La volta scorsa Gabriele, pensando di farmi un regalo, mi ha comprato una confezione di Nippon, che idealmente sono uno dei miei dolci preferiti, se non fosse che la cioccolata di Nippon a me personalmente non piace per nulla. E allora mi sono detta, mai perdersi d'animo, sai che c'è? Li faccio io, li faccio col cioccolato fondente buonissimo. E come sono venuti? Buonissimi! Quindi spostiamoci di là, vediamo come si fa. Per il nostro buonissimo snack ci occorreranno 200 g di cioccolato fondente, più fondente è, più buono viene, e 150 g, 120, 150 di riso soffiato. Al posto del riso soffiato potete aggiungere qualunque altro cereale, che sia soffiato o che siano cornflakes, farro soffiato. Il mio riso soffiato è naturale, ma potete aggiungere anche quelli zuccherati tipo Rice Krispies, queste cose qua più buone per i bambini. Però se parliamo di buono come sapore è più buono quello, ma se parliamo di buono come bontà, questi sono gli ingredienti migliori che potete usare. E allora cominciamo subito a creare il nostro Giappon. Fare un bel tegamino, accendo il fuoco e lo accendo a 7 e inserisco i miei 200 grammi. Io ho il fornello di induzione, quindi vado direttamente in pentola, così voi, se non lo avete, andate a bagnomaria per il cioccolato, eh? Quindi fatelo fondere dolcemente rimestando. Fatto fondere tutto il cioccolato, stacco la fonte di calore. Che meraviglia! A questo punto verso il riso in una ciotola abbastanza capiente. Verso all'interno della ciotola tutto il cioccolato, voilà! Una volta versato tutto il cioccolato, semplicemente impasto i due ingredienti. Se lo volete più ricco, sarà a questo punto che potrete aggiungere noccioline, mandorle, noci, uvetta passa, quello che vi passa per la testa, quello che vi pare, insomma. Fate ben prendere tutto il riso e se vedete che ne necessita ancora un po', mettete dentro. Dipende anche da quanto cioccolatoso lo volete. Ok, con il cioccolato al latte e il riso soffiato, quello dei corn del mattino, quello della colazione dei bimbi, viene fuori il cioccolì in questa maniera. Mentre così, voilà. A questo punto, in una teglia foderata su cui ho adagiato un pezzo di carta forno, scaramento, scaravolto tutto il mio bel contenuto. Una volta adagiato in teglia, lo schiaccio e lo porto tutto alla, lo livello tutto alla stessa altezza. Giro i bordi
faccio in modo proprio che diventi quadrato, il più possibile, eh? Non siamo mica a lezione di geometria, siamo a lezione di goloseria. E poi con un foglio di carta forno sopra appiattisco. E adesso in frigorifero per mezz'ora o anche in freezer per 10 minuti. Dopo 10 minuti, tada! Si è bello solidificato, abbiamo un giappon gigante, ma noi lo vogliamo rendere tanti piccoli giappon da offrire ai nostri commensali. E allora spiccichiamo così la carta forno e piano piano porzioniamo, zac, qualcuno si spezzerà, ma vabbè, non ho un coltello abbastanza lungo. È molto giappon anche il modo di affettare. Devi fare banzai! Ogni volta che tagli, devo dire. Banzai! Banzai! Banzai, brava! Tu sì che sei forte. Così? Sì. Vabbè, fateli quadrati, insomma, come più vi fate. Fateli come vi pare. Come vi pare. Come si spezzano. Diciamo. Infatti, no, come si spezzano? No, si spezzano bene se avete un coltello lungo. Ed eccoli qua. I nostri pezzettoni di cioccolato fondente con riso soffiato, stupendi, buonissimi. Guardate, ne prendo un pezzettino. Sì, avvicinati tu. Ma lo assaggiamo un pezzettino? Prendo questo. Dov'è? Se ne ha spezzato un altro qua in giro. Prendo questo che si è spezzato. Vediamo com'è. Buonissimo. Bene. Vi lasciamo alle foto. Ci vediamo dopo. Ciao. Fare questi, come si chiamano? Giappon, veramente, una versione casalinga dei famosi cioccolatini, insomma, dei famosi biscotti dessert, snack, festeggi vari, che vi proponiamo comunque qui sul canale, facile da fare, quindi potete farlo anche se siete intolleranti al lattosio. Sì, con un cioccolato senza lattosio, perché no? Sei rimasta? Il riso è senza glutine. Sì, va bene, no, stavo pensando a questa cosa. E allora, facilissimi da fare, velocissimi da mangiare, buonissimi e farete un figurone. Ed è uno snack molto salutare per i vostri bambini. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, metti un pollice in su, condividi il canale, iscriviti al canale e fai tutto quello che è giusto fare. Quindi riproduci la ricetta e dici come ci è venuta. Beh. E noi ti aspettiamo sempre qua per un altro golosissimo video. Bravo. Sempre qui sulle sulle vostre tavole. Ciao. Ciao.